Buona domenica del battesimo del Signore. Oggi la giornata è un po' nuvolosa, un po' cupa, ma vorrei dare un saluto particolare a mio cugino Don Pino Spataro di Marineo, parroco al villaggio Ruffini, che oggi compie 34 anni di sacerdozio, l'anniversario sacerdotale. E voglio anche a fare questo augurio pure a Don Carmelo Cutitta, vescovo di Ragusa, che per motivi di salute si è ritirato in questi giorni proprio. A tutti e due auguro che abbiano tanta, tanta grazia dello Spirito Santo per continuare a servire il Signore Gesù e la Chiesa con quell'entusiasmo di allora o ancora di più. Un saluto particolare anche ai cresimandi della parrocchia Sant'Oliva, a cui sto dando anche una mano di aiuto in questo periodo di loro preparazione a questo sacramento, che serve a confermare appunto la fede battesimale. E del battesimo del Signore oggi noi parliamo. Ritorniamo al Vangelo di Marco, si conclude il tempo di Natale, abbiamo avuto tante altre pagine di Vangelo in questo periodo, ma adesso ritorniamo proprio all'inizio del Vangelo di Marco. Col battesimo del Signore infatti inizia la sua vita pubblica. E c'è sempre il protagonista dell'avvento del Signore, il precursore, come ci dice il cantico di Zaccaria nel Vangelo di Luca, Giovanni Battista, che appunto dice questo: io, non, ecco, umilmente riconosce, non sono il Messia, ma è Gesù il Messia. Ecco, il battesimo è il momento in cui Gesù, ecco, va a trovare Giovanni e a mettersi insieme con i peccatori per, diciamo, il momento del battesimo. Lui non aveva bisogno del battesimo perché lui è figlio di Dio, non aveva peccato, ma umilmente voleva con questo gesto iniziare la sua vita pubblica. In quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Quel battesimo di conversione di Giovanni Battista, il battesimo di Gesù nell'acqua e nello Spirito Santo. Dirà Gesù a Nicodemo: se non rinascete dall'acqua e dallo Spirito Santo, non potete entrare nel regno di Dio. E continua il Vangelo. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Gesù era cresciuto a Nazareth in età, sapienza e grazia, e adesso, a 30 anni, inizia la sua vita pubblica. La inizia proprio al fiume Giordano, inizia col battesimo, e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Si squarciano i cieli, si aprono i cieli. Ecco, questa avviene una rivelazione. Si sente la voce del Padre: questo è il mio figlio. Si vede la presenza dello Spirito simboleggiato nella colomba. C'è il mistero della Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'inizio del Vangelo di Marco lo abbiamo visto, l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ecco, questo è il battesimo, un momento in cui, importante, Gesù si manifesta come Figlio di Dio. E poi ancora, nella trasfigurazione, vedremo la stessa cosa, nel momento della crocifissione, quando il centurione dirà: veramente quest'uomo era il Figlio di Dio, farà la sua professione di fede. Ecco, vorrei dire che in questo giorno la presenza dello Spirito Santo in Gesù significa anche l'importanza che ha lo Spirito Santo nella vita del cristiano. Ecco perché la cresima, che conferma la fede battesimale. Nella fede battesimale che noi dobbiamo riscoprire, noi sappiamo che siamo diventati, grazie alla purificazione dal peccato, siamo diventati e rinati come figli di Dio, fratelli di Gesù, tempio dello Spirito Santo, membri della grande famiglia della Chiesa Cattolica ed eredi della vita eterna, cioè la nostra vita ha avuto un senso pieno.
Vogliamo, come dice Papa Francesco oggi, ricordare il giorno del nostro battesimo e soprattutto, sapendo qual è stato il giorno, in quel giorno, ecco, ringraziare il Signore e ringraziare anche quel sacerdote che ci ha dato il battesimo. Io ricordo ancora il mio primo battesimo di 45 anni fa, nel maggio di 45 anni fa, a Marineo. Ne conosco il nome e il cognome e per lui prego. E prego per tutti quelli che hanno ricevuto anche attraverso di me il santo battesimo. Grazie per avermi ascoltato e buona domenica del battesimo del Signore.